Partirei. Vai, vai. Ok, buongiorno a tutti. Io sono Daniele Andreini da Milano. Abbiamo oggi nei webinar che abbiamo proposto come gruppo di studi cardiologia dello sport, una sessione condivisa con il gruppo applicazione della risonanza magnetica, il ruolo della risonanza magnetica cardiaca nella valutazione dell'atleta. Riporto i saluti anche di Santo, delle Grottaglie che doveva accomodare questo webinar, ma per un motivo personale non può essere presente. Quindi introdurrei subito il primo speaker, la professoressa Maestrini, da Roma, che ci parlerà della risonanza magnetica cardiaca per la diagnosi differenziale tra cuore d'atleta e cardiomiopatia. Viviana ha un'esperienza enorme in questo campo, quindi le lascio la parola. Grazie. Grazie Daniele e un buon pomeriggio a tutti voi. In effetti, come diceva Daniele, questo è un simposio congiunto, anche perché, come state vedendo anche dai, diciamo, webinar che abbiamo fatto in precedenza, quello sull'elettrocardiogramma, quello sulle aritmie, effettivamente la cardiologia dello sport è un argomento veramente trasversale, in cui sono necessarie competenze a 360 gradi e anche l'imaging ha sicuramente un aspetto molto importante. Questo perché? Perché noi sappiamo che l'attività fisica induce degli adattamenti cardiovascolari sul sistema cardiovascolare in genere, questi adattamenti sono strutturali, elettrici, sono funzionali, sono sul sistema periferico e vengono conosciuti con il nome di cuore d'atleta. Ora è importante sottolineare però che non tutti i tipi di esercizio determinano lo stesso tipo di rimodellamento e questo è importante da considerare, per cui dobbiamo tenere presente che il rimodellamento del cuore d'atleta è determinato da numerosi fattori, alcuni come il sesso, la superficie corporea, l'etnia, dipendono appunto dal soggetto, sono fattori antropometrici, l'età anche, altri sono specificatamente relati all'attività sportiva praticata, sia in termini di disciplina, sia in termini di volume e intensità del training, sia di durata del training. E tutto questo deve essere tenuto bene a mente quando si interpreta l'imaging a 360 gradi negli atleti. Da tenere a mente anche sempre la possibilità delle interferenze di sostanze che possono assumere gli atleti, che in alcuni casi hanno effettivamente il loro effetto. Perché? Da dove nasce il problema? Il problema nasce che questo rimodellamento può essere molto marcato, talmente spiccato, che può andare in sovrapposizione con forme precoci di cardiomiopatie. Viviana, scusi, ti Sì. interrompo. Io non sto vedendo le Ah, diapositive. sono partita, però l'ho condiviso. Ah, no, pensavo Quindi fosse l'introduzione. sono andata così a braccio, va bene? Adesso Sì, eccole. le vedete? Sì, eccole qua. Ok, Grazie. perfetto. Sono ok. Allora, eravamo qua. Questo è il rimodellamento e questo è quello che vi stavo dicendo, cioè la sovrapposizione, la possibile overlap fra le zone, fra il cuore d'atleta e in forma iniziale di cardiomiopatia. Dicevo, ci sono da fare delle considerazioni. Il primo è che non tutti le attività sportive, non tutti i regimi di training inducono un rimodellamento tale da poter far pensare a una sovrapposizione nelle zone grigie, diciamo. E questo è importante da tenere presente perché non bisogna neanche poi considerare tutto come un cuore d'atleta. E allo stesso tempo questo è vero quando però non siamo di fronte a delle forme fenotipicamente espresse, cioè quando abbiamo delle cardiomiopatie chiare, faccio esempio l'ipertrofica con 17 di setto, 18 di setto, quello non ci lascia dubbi. I dubbi nascono nelle forme appunto estreme di rimodellamento, soprattutto negli sport di endurance e forme molto precoci eventualmente di cardiomiopatie. Vediamo se riesco ad andare avanti perché ora si è bloccato. Ok, un altro aspetto importante da dire è che comunque bisogna sempre partire dall'ecocardiografia. Noi parliamo oggi di risonanza, però bisogna ricordare che il primo step è questo, e questo non è un aspetto di secondaria importanza perché a me non inusualmente capita che arrivino dei pazienti dicendo mi è stato chiesto di fare direttamente la risonanza perché è un esame più avanzato. È vero, ma non bisogna per questo trascurare il primo livello, sia perché si parte sempre dagli esami meno invasivi, ma sia perché l'ecocardiogramma fornisce comunque delle informazioni preziose in questa diagnosi differenziale, quali per esempio la funzione diastolica. E poi comunque resta uno strumento prezioso per valutare comunque anche per esempio le valvulopatie. La risonanza sicuramente è un esame
molto completo, perché in un singolo esame noi possiamo avere informazioni morfofunzionali, informazioni sulla perfusione, sulle valvole, sui grandi vasi, sulle origini delle coronarie, ma il grosso valore aggiunto, e poi lo vedremo, è la possibilità di caratterizzare il tessuto, quindi identificare aree anomale all'interno del muscolo, che sicuramente non fanno parte dello spettro delle modificazioni nel cuore d'atleta. In termini morfologici è molto utile, qua vedete una quattro camere che ricalca quella, diciamo, ecocardiografica per chi è abituato a vederle. Questi sono i cosiddetti assi corti, cioè dei piani che vengono tagliati perpendicolari rispetto all'asse lungo del vaso e che ci permettono di esplorare accuratamente i ventricoli dalla base verso l'apice in termini di spessori, in termini di funzione, di alterazione della cinetica distrettuale. Possiamo vedere anche molto bene elementi minori, quali per esempio le anomalie dei muscoli papillari, la presenza di cripte, cleft, che da soli non sono diagnostici di patologia, ma che in una probabilità pretesa di malattia possono comunque essere degli elementi che portano un sospetto. Tutti questi elementi vengono poi, queste sequenze vengono poi importate in dei software per fare un'analisi offline, prevalentemente, ad oggi almeno, in futuro sarà possibile farlo direttamente sulla macchina, e ridurre ulteriormente i tempi di analisi e produrre quindi una quantificazione formale per darci delle quantificazioni in termini di volume, gittata sistolica, che è molto importante da valutare, frazione di iniezione e massa. E c'è da dire una cosa importante, considerate che l'eco e la risonanza producono valori diversi, questo perché spesso mi capita che dei colleghi mi chiedono ma come mai i due esami sono diversi? Non è che c'è un operatore o una metodica vincente, il problema è che si sa che c'è una differenza sistematica perché l'eco produce delle dimensioni atriali e ventricolari, dei volumi più piccoli rispetto alla risonanza, però ci fa misurare più spessori e massa maggiore. Quindi il primo messaggio da dirvi è che non potete utilizzare come cutoff di riferimento quelli che utilizziamo abitualmente per l'eco, perché le due metodiche non sono comparabili in termini di dimensioni. Per la risonanza esistono dei valori di riferimento, qua ne vedete alcuni prodotti nel tempo con numerosità sempre più crescenti, che però vengono fatte sui sedentari e pertanto non possono essere applicate per tutto quello che vi ho detto all'atleta. Quindi il secondo messaggio che vi voglio dare è che ci sono tanti determinanti che influiscono sul rimodellamento del cuore d'atleta, includendo tutto ciò che riguarda l'attività fisica. Per questo è importante prendere tutti questi elementi. E non potete per questo utilizzare i valori di riferimento per l'eco. E abituiamoci a chiedere informazioni su quella che è l'attività sportiva. Questo vale per tutte le tecniche di imaging, perché se da una parte è vero che gli atleti d'elite professionisti girano, diciamo, su dei circuiti dedicati dove c'è un'elevata expertise, è anche vero che comunque c'è una quota sempre più crescente di persone che praticano attività sportiva anche ad alta intensità, che vi può capitare nell'ambulatorio non solo di risonanza ma anche di ecocardiografia. Quindi è buona norma abituarsi a chiedere quando si fa l'anamnesi al paziente, anche rapidamente per inquadrare il problema, il quesito clinico, fare due domande su quella che è l'attività sportiva praticata, il regime di training, eccetera. È importante considerare che appunto le discipline sportive sono diverse ed è per questo che esistono delle classificazioni. Qua vedete quella di Mitchell originaria, che è basata sulla differenza degli sport in base alla componente statica e dinamica. Questa è quella che trovate nelle linee guida COCIS e questa è quella europea, semplificata in quattro classi sulla base degli adattamenti cardiovascolari. E esistono ovviamente dei lavori che hanno cercato di identificare quelli che sono i range di normalità. Questa, ho preso in prestito questa tabella da questa meta-analisi che ha fatto Flavio D'Ascenzi nel 2018, in cui ha raccolto dal 2002 tutti quei lavori che riportavano valori appunto di riferimento per gli atleti, per cercare di generare appunto con questa meta-analisi dei cutoff di riferimento. C'è da dire che però tutti questi lavori hanno una forte limitazione, prevalentemente legata alla scarsa numerosità degli atleti coinvolti. Guardate, ce ne sono alcuni in cui ce ne sono 7, 8, pochissimi, tranne questi due che hanno una numerosità più interessante. Il regime di training, che spesso non viene neanche indicato negli studi e che comunque è molto variabile perché passa da situazioni di 3-5 ore a settimana a 25, quindi passiamo da quasi un'attività non agonistica a attività di professionisti o comunque di atleti d'elite, e sono quasi sempre prevalentemente maschi e con una forte componente dell'attività di endurance a scapito delle altre discipline. Quindi come sopravvivere? E allora, se abbiamo un atleta di endurance, possiamo utilizzare questo lavoro, in cui c'è questa tabella con i valori di riferimento, vedete che sono divisi fra uomini e donne e vengono divisi in base alle ore di training a settimana. Per
Però vi ripeto, è limitato all'endurance. Se invece avete atleti di elite, potete utilizzare quest'altra tabella in cui invece gli sport vengono divisi sulla base dei quattro estremi della classificazione di Mitchell in uomini e donne. E, però ovviamente ci sono delle situazioni in cui questi valori di riferimento non sono sufficienti. Quindi per sopravvivere nel frattempo potete utilizzare alcuni concetti che ora vi dirò, e cioè che l'attività sportiva, a prescindere da quella che sia, come viene riportato bene in questo lavoro, determina una dilatazione bilanciata delle cavità. Questo significa che il volume telediastolico fra il ventricolo destro e il ventricolo di sinistra, il loro rapporto è sempre intorno a 1, a prescindere dall'attività. Quando c'è una dilatazione non bilanciata delle cavità, c'è sempre da mettersi un pochino in sospetto. È accettata una lieve prevalenza destra, specialmente per le discipline di endurance, ma deve essere sempre limitata. E questa immagine, che a me piace far vedere, penso che lo rappresenti bene, perché è l'immagine di uno dei più forti ciclisti che abbiamo in Italia, quindi un'attività ad alto impegno cardiovascolare. Considerate che i due ventricoli praticamente hanno un volume di 700 millilitri, eppure guardando questo cuore non si ha la percezione di patologia, proprio perché la dilatazione bilanciata coinvolge tutte le camere cardiache, atri compresi. Vi ripeto, quando c'è uno sbilanciamento a favore di una sezione destra o sinistra, invece dobbiamo metterci un pochino di più in allarme. Dipende sempre tutto dalla probabilità pretest. Ricordiamoci sempre che proprio per questa necessità di conoscenze trasversali, ma questo è vero in tutto, gli esami di imaging vanno sempre letti nell'ambito del contesto clinico e di quello che è la lettura dell'elettrocardiogramma, eventualmente la morfologia dell'extrasistole, i sintomi, la storia familiare. Quindi il terzo messaggio è che la dilatazione delle cavità deve essere bilanciata. Sono i valori, diciamo l'analisi quantitativa di questo atleta olimpionico che nel 2017 faceva un regime di 25 ore a settimana di allenamento. Vedete i volumi qua in termini assoluti aumentati. Nel 2019 con 40 ore a settimana vedete che sono aumentati. Vi faccio notare come le frazioni di iniezioni siano ai limiti inferiori della norma, e questo in un atleta di endurance è un aspetto comune, anzi mi preoccupa di più quando c'è una frazione di iniezione alta piuttosto che quando abbiamo questi valori, diciamo, low normal, però lo stroke volume deve essere sempre nella norma o alto, mai ridotto, perché questo è un altro aspetto comune. Quindi la frazione di iniezione, che è una differenza sostanzialmente, il rapporto di volumi tende a scendere, ma lo stroke volume è aumentato. Poi sicuramente è importante per identificare le ipertrofie focali. La risonanza sicuramente non è utile in questi pazienti. Questi sono due atleti in cui già l'ecocardiogramma identificava benissimo la cardiomiopatia ipertrofica prevalentemente settale, prevalentemente apicale. Quello che vi aiuta sono in aree che possono essere, diciamo, non viste bene dall'ecocardiogramma, soprattutto in pazienti che abbiano magari una finestra acustica subottimale, soprattutto in queste forme qua. Questi sono due professionisti che si presentano con anomalie dell'elettrocardiogramma e hanno un aspetto che non è sicuramente determinato dal cuore d'atleta, ovvero l'apice è un pochino più spesso della base. Quindi, seppur non troviamo dei criteri di cardiomiopatia ipertrofica canonici, però comunque c'è un aspetto non fisiologico, e noi sappiamo, questo è uno studio che ho fatto quando ero ancora a Londra, che alcuni di questi poi evolvono in forme fenotipicamente espresse di cardiomiopatie ipertrofiche. Oppure, per identificare un'altra zona abbastanza cruciale all'ecocardiogramma che può sfuggire, che è qua la giunzione fra il setto e la parete inferiore, che a volte può presentare delle ipertrofie focali che anche in mani più esperte all'eco potrebbero sfuggire. Quindi il quarto messaggio è che l'apice non deve essere mai più spesso della base e che non ci devono essere delle, diciamo, ipertrofie asimmetriche. Questa è un'immagine ecocardiografica, ma esprime molto bene il concetto che vi sto per dire, cioè che un cuore d'atleta non deve essere mai come questo, cioè non deve presentare ipertrofia nella zona grigia in assenza di dilatazione. Questo è un atleta olimpionico della pallanuoto che ha 14 di setto, quindi siamo perfettamente nella zona grigia di sovrapposizione fra cuore d'atleta e cardiomiopatia ipertrofica, ma purtroppo non presenta una concomitante dilatazione, che è quello che attendiamo in presenza di ipertrofia in un endurance, con una frazione di iniezione alta, quello che vi dicevo poco prima. Quindi questo è un cuore fortemente sospetto, oltretutto viene in un contesto anche questo di anomalie della ripolarizzazione. Quindi il quinto messaggio è che quando c'è ipertrofia ci deve essere dilatazione, altrimenti l'ipertrofia con una cavità normale o ridotta è sempre sospetta di cardiomiopatia ipertrofica. Il ventricolo destro è un'altra cavità che con la risonanza viene vista molto bene, perché ha una geometria molto complessa, tridimensionale, e con l'ecocardiogramma spesso ci basiamo sulla sole quattro camere. Mentre la risonanza, essendo una tecnica tomografica, vedete che usiamo queste linee per pilotare i piani, possiamo virtualmente metterle in ogni piano del corpo, ottenendo tutte delle, diciamo, sequenze dedicate
per il ventricolo destro, qua vedete il tratto deflusso con l'arteria polmonare e qua vedete i cosiddetti tagli assiali che sono dedicati alla parete libera del ventricolo di destra per vedere come per esempio in questo giovane dodicenne che voleva il certificato per la pratica del calcio, vedete che qua c'è una cardiomiopatia ritmogena con aneurismi multipli della parete libera del ventricolo destro, un cuore dilatato disfunzionante, c'è anche una discinesia e sottigliamento del ventricolo sinistro, quindi una forma biventricolare, ma ve l'ho riportato perché è un buon esempio di anomalie distrettuali a carico del ventricolo destro. Ma soprattutto, e con questo vado verso la conclusione perché non voglio rubare spazio a Martina, una quota parte del ruolo della risonanza, la più preponderante, è quello di permetterci di caratterizzare il tessuto. Caratterizzare il tessuto significa acquisire diverse sequenze durante l'esame, alcune prima, alcune dopo il contrasto, che ci fanno vedere zone di edema, zone di grasso, di fibrosi focale diffusa. Ci fanno studiare quindi quella che è la composizione del muscolo. E non entro troppo su questo perché ci sono stati dei webinar dedicati, vi faccio vedere però alcuni esempi, diciamo, in ambito di appunto di atleti e di come possa essere particolarmente utile. Ora vi farò vedere tre esempi di atleti che si sono presentati per motivi clinici, e hanno fatto la risonanza per un motivo clinico, e che potesse essere appunto sintomi o anomalie, elettrocardiogramma o aritmie, che avevano tutti ecocardiogrammi completamente normale. Ecocardiogramma normale ci potrebbe pensare di portare a escludere la cardiopatia strutturale, ma in realtà non lo dobbiamo fare, e la risonanza invece in questi casi ha evidenziato molto bene la presenza di una cardiopatia strutturale sottostante. Questo è un professionista, un calciatore che ha una sincope durante una partita di calcio, fa la risonanza, ha un'extrasistolia polimorfa, fa la risonanza e vedete questo late enhancement non ischemico subepicardico, che qua diventa anche intramiocardico, sia a livello della porzione media, dove vedete i papillari, sia a livello apicale. Questa è una paziente che si presenta con un atleta che si presenta con aritmie non comuni. Questa è una sequenza dedicata a farvi vedere l'infiltrazione grassa, che vedete molto bene qua il grasso che circonda il cuore, ma qua entra dentro il muscolo, e questa è la stessa sequenza che sopprime il segnale proprio per farvi documentarvi che questo è il grasso. E questo è come combiniamo le sequenze. Questa è un'immagine cinetica ferma, una telediastole. Questa è l'immagine per vedere il grasso, vedete questa strisciolina subepicardica. Questa è la stessa fetta in cui si vede il late enhancement con questa zona subepicardica molto più estesa. Noi combiniamo le informazioni dicendo che c'è una sostituzione fibroadiposa. Vi ripeto, tutti gli eco erano normali, perché quando ci sono queste aree di late enhancement, di cicatrici a livello della parete epicardica, subepicardica, tipicamente non ci sono alterazioni della cinetica distrettuale. All'eco non le potete vedere. Questa invece è una giovane ragazza che ha dolore toracico la notte dopo una gara, e poi la risonanza documentano che ha appunto è una miocardite acuta. Vedete qua molto estesa le zone di edema iperintense e le zone di late enhancement. Questo perché questo è un lavoro del gruppo dei colleghi di Padova, in cui si vede che effettivamente gli atleti che hanno aritmie, diciamo, complesse, se vengono suddivisi in due gruppi, coloro che hanno queste late enhancement non ischemici hanno delle prognosi ovviamente molto peggiori rispetto a coloro che non le hanno. Un aspetto importante che voglio sottolineare è che a volte ci può essere questo late enhancement che viene definito come giunzionale, qua la giunzione fra setto e parete inferiore, che invece non ha un ruolo documentato, diciamo, non è associato a un aspetto, diciamo, patologico, ma attenzione, questi sono tre pazienti che hanno le LGE giunzionale. Il primo però è una palletta, se vedete, all'interno del muscolo, in presenza di una certa ipertrofia ed è un'ipertrofica. Questo invece è un aspetto proprio alla giunzione, vedete, che è comune, può essere ritrovato fino al 25% degli atleti, anche in alcune corti nel 20% dei controlli. Quindi, concludendo, spero di avervi fatto capire come la risonanza sia una tecnica sicuramente molto utile, perché è molto dà informazioni a 360 gradi e deve essere considerata, soprattutto quando l'eco è non conclusivo, in presenza di un ECG patologico, in presenza di sintomi, specialmente quando questi sintomi vengono indotti dallo sforzo, quando soprattutto abbiamo un eco non conclusivo, una finestra acustica che non ci convince, non adeguata, nella zona grigia e nelle aritmie ventricolari. E poi c'è un aspetto molto importante che è anche quello delle miocarditi. Una cosa, i messaggi che vi ho riportato, insomma, che voglio stressare alla fine, quindi ricordatevi che non potete usare i valori di riferimento dell'eco per la risonanza e ricordatevi di chiedere informazioni sull'attività fisica, questa è importante, noi la inseriamo sempre nell'anamnesi del paziente. Vi ricordatevi che l'adattamento fisiologico è un adattamento armonico, bilanciato, e questo è un concetto importante.
Ricordatevi che le ipertrofie focali non sono mai fisiologiche e che l'ipertrofia è un concetto sì che porta al cuore d'atleta se all'interno di un certo intervallo e comunque deve essere presente con dilatazione. Una cosa importante, imparate da tutti, anche i più giovani, che quando mandate i pazienti a risonanza i pazienti vanno preparati, gli va spiegato l'esame, questo lo facciamo anche noi, ma è bene saperlo, e vanno preparati anche in termini di regolarità del ritmo. Coloro che hanno un bar del ritmico molto importante, cioè una numerosità molto elevata, portano spesso a un esame tecnicamente difficile, immagini subottimali, per cui laddove possibile vanno preparati anche in termini di somministrazione farmacologica. Le controindicazioni tenete presente che sono veramente rare, perché insomma bisogna spiegare e accompagnare il paziente, quindi la claustrofobia non è in realtà un problema importante, c'è un problema invece di costi e di disponibilità, quello sì. Importante l'educazione nella corretta interpretazione, tutti noi facciamo un processo di crescita e in questo senso è importante crescere sapendo, conoscendo quelle che sono le modificazioni attese per quel tipo di sport, soprattutto perché non abbiamo dei valori di riferimento così stringenti a cui poterci affidare, quindi sicuramente l'esperienza è importante. C'è un problema anche di interpretazione di quelli che sono i rate enhancement. Perché quelli che vi ho fatto vedere vengono nel contesto patologico, quando ci sono invece delle enhancement che insorgono come elementi, come finding, a volte c'è un problema un pochino di interpretazione, quindi su questo bisogna molto lavorare e la cardiologia dello sport ha da fare e con questo ho terminato, sperando di essere stata nei tempi. Grazie, grazie Viviana, perfettamente nei tempi, davvero bellissima relazione, anche molto grazie per i messaggi pratici che ci hai dato. Prima di passare alla professoressa Perazzolo Marra, solo vi dico semplicemente che facciamo la discussione alla fine e vi invito a usare la chat, vedo che ci sono 50 partecipanti connessi, quindi se avete domande da fare per le due relazioni, utilizziamo la chat e alla fine le presentiamo alle due speaker. Quindi passerei alla seconda relazione, la professoressa Martina Perazzolo Marra dell'Università di Padova. Anche Martina ovviamente non ha bisogno di presentazione, un'esperienza enorme, soprattutto nel campo delle cardiomiopatie, lo sapete, della morte cardiaca improvvisa, ci mostrerà dei casi clinici relativi al topic di oggi. Grazie Martina. Grazie Daniele e ringrazio veramente la SIC per aver voluto che i vari gruppi di studio si parlassero perché, come diceva Viviana, niente è più trasversale dell'imaging e della cardiologia dello sport perché è impossibile parlare dell'uno senza l'altro. La relazione di Viviana è stata bellissima, ho preso un sacco di appunti, ci sono delle bellissime referenze bibliografiche che vorrei che anche i nostri ragazzi collegati vedessero e leggessero perché veramente ha fatto un sunto che ci permette di navigare nella letteratura senza perderci. Io cercherò di dare un taglio clinico a cose che Viviana ci ha mostrato in modo che rinforziamo questi concetti, niente di diverso da quello che lei ha detto. Vediamo due casi clinici. Queste sono le mie disclosure. Allora, primo caso, qui siamo di fronte ad un 29enne, un calciatore. Vedete tutte le diapositive? Sì. Ok, è un calciatore professionista, quindi un bel impatto sportivo, non ha nessuna familiarità, è sempre stato reso idoneo alla sua attività agonistica. Viene alla visita in dicembre, ultimo scorso, asintomatico. Questo è il suo elettrocardiogramma. Sono un elettrocardiogramma non particolarmente significativo, forse qualcosa di alterato in sede laterale, però in qualche modo niente di estremamente sconvolgente, dei bei voltaggi, però in qualche modo niente di particolare. Succede che dobbiamo approcciarci a questo paziente seguendo un po' uno schema mentale. Come diceva Viviana, l'anamnesi, l'esame obiettivo e l'elettrocardiogramma sono il primo step. A seguire poi ci saranno gli esami di secondo e terzo livello a seconda di quello che ci propone il primo step. Durante l'anamnesi ci dice che nei 3 mesi precedenti lui ha avuto una brutta gastroenterite, un po' di febbre, però è rimasto a letto una settimana e da allora ha avuto una spossatezza veramente importante che non gli ha impedito di fare la sua attività fisica, ma non si sente più quello di prima. A quel punto abbiamo valutato delle altre cose, un ecocardiogramma e un Holter. L'ecocardiogramma ci dice che c'è una lieve dilatazione biventricolare, lui ha fatto l'esame in allenamento e quindi non era in the training. L'Holter è negativo. Facciamo la prova da sforzo e questo è quello che compare alla prova da sforzo. Bene,
Questo tipo di indagine ci fa vedere appunto che all'apice dello sforzo vi è una comparsa di tachicardia a complessi larghi e quindi dobbiamo andare a fondo. Ecco che quindi siamo a un grado successivo, abbiamo fatto l'eco, l'holter, la traversata da sforzo, abbiamo trovato le alterazioni, sì, andiamo a fare degli altri test invasivi. Considerata l'età di 29 anni, abbiamo scelto come test invasivo la risonanza per andare a vedere se ci fosse un substrato, questo come primo esame. Brevemente, la risonanza, come ha detto Viviana, è un esame che ci permette di fare una caratterizzazione del tessuto e cercando le alterazioni di tipo tessutale per andare a mettere insieme i pezzettini dell'edema piuttosto che della fibrosi ed andare a comporre il puzzle. Evidentemente il motivo per cui abbiamo fatto la risonanza era una aritmia da sforzo, insieme all'anamnesi per gastroenterite nel qualche mese precedente, abbiamo optato per un protocollo tipo miocardite. Voi sapete che ci sono recentemente stati degli update sul protocollo della miocardite in risonanza che hanno svilito, in qualche modo ridotto, passami il termine Viviana, alcune sequenze come l'early gadolinium enhancement, e invece, ovvero la perfusione al secondo, terzo minuto, e invece hanno reso più importante il ruolo di tecniche come il mapping, che vanno a valutare l'intensità del PIX secondo una scala colorimetrica delle alterazioni tessutali e del contenuto di acqua del miocardio. Quindi vedete che in questo diciamo, orologio che ci porta dai criteri LLC, che sta per Lake Lewis del 2009, siamo arrivati ai criteri più recenti, 2018, in cui abbiamo delle alterazioni tessutali in cui anche solo col mapping possiamo fare una diagnosi. Ecco, queste sono le quattro camere di questo nostro paziente. Effettivamente, questi valori sono indicizzati per la superficie corporea che avete visto. Noi abbiamo deciso di fargli a questo punto la risonanza in detrimento, però guardate che il ventricolo è bello ancora di dimensioni ragguardevoli rispetto al torace stesso, però come diceva Viviana sembra essere un pochino, dobbiamo sempre guardare la proporzione, se devo dire anche occhiometricamente il ventricolo sinistro sembra un pochino più grande del destro. I valori di riferimento per gli atleti li abbiamo valutati secondo i cutoff che ci sono stati proposti dalla meta-analisi che Viviana prima ci ha citato. In questo caso notate che c'è anche descritta una lieve disfunzione del ventricolo sinistro, cosa che invece non si rileva a destra. Ecco qui, noi questa risonanza l'avevamo fatta all'inizio con un protocollo per valutare l'edema con le T2. Quindi vedete che qui nella sinistra abbiamo un'immagine che è una sequenza T2, TIRM, che di fatto è sempre un po' scarsa di qualità. Tra l'altro ci pone un dubbio che dove ci sono le frecce rosse, vedete, questa zona iperintensa non sia un pericardio del tutto normale e vedete che c'è anche una zona un po' più grigetta chiara rispetto al resto del muscolo. E guarda caso, dopo contrasto, vedete che avevamo un deposito di gadolinio in sede laterale epicardica. E quindi abbiamo un cuore che non è omogeneamente nero. La cicatrice che ci ha fatto vedere Viviana. Parliamo di cicatrice, ma potrebbe essere un'alterazione del tessuto non già fibrotico. Allora, cercando di tracciare un possibile percorso di questo paziente, come inseriamo la storia del paziente in quelli che sono i nostri documenti di riferimento? Questo è un documento che abbiamo fatto per cercare di fare una diagnosi di miocardite clinicamente in modo strumentale, e noi tutti che facciamo risonanza diciamo, quando hai un quadro tipo miocardite, e non ci addentriamo nei termini se è all'interno di una cardiopatia o altro, ma hai una ITE, devi rifare una risonanza di controllo, di fatto. Sul controllo si può discutere 3-6 mesi. Perché? Perché vogliamo vedere se è rimasto qualcosa dell'evento acuto, se è rimasta una cicatrice senza una componente reversibile. Facciamo la risonanza di controllo. Il gadolinio rimane, vedete? E abbiamo preso delle immagini con una conferma ortogonale in asse lungo, in asse corto. Un gadolinio tipo epicardico, quindi pattern non ischemico. La domanda che ci dobbiamo porre: è una quota ancora reversibile? Possiamo dare a questo atleta di dire ok, hai un gadolinio, ma che forse non è tutta cicatrice, può tornare indietro perché sappiamo che c'è una quota parte che può regredire. Facciamo un'analisi più accurata con il mapping. Il mapping, voi sapete, è un'immagine che noi facciamo un po' una foto che vale per il tutto.
I documenti di consenso ci dicono di andare a fare questa sequenza valutando il setto a livello medio, quindi un asse corto a livello medio. Noi per scuola stiamo cominciando innanzitutto in tutti i pazienti a fare il mapping, ma alle volte a spingerci anche a farlo in quattro camere, quindi da avere un confronto anche su un asse lungo e alle volte anche più fette in asse corto, anche se i documenti di consenso ci dicono di valutare il mapping a livello del setto medio interventricolare. Ecco, vi ricordo inoltre che i valori di mapping, sebbene nei grandi range siano stabiliti, ogni laboratorio deve avere il suo. In questo caso abbiamo avuto un numero, 47 millisecondi, assolutamente dentro il range e quindi ci dice non hai un edema, quella è una quota irreversibile. L'altra domanda che ci facciamo sempre è una cicatrice aritmica? Abbiamo fatto il test a sforzo che ha documentato all'apice dello sforzo di nuovo un'aritmia ventricolare e quindi stiamo ancora osservando questo paziente, anche se devo dire, poi magari lo vedremo in discussione, che la cicatrice può o non essere coerente con questo tipo di extrasistolia. Quindi, come ho usato la risonanza in questo ambito? Uno. Ribadisco il concetto che diceva Viviana, un'alterazione epicardica è muta all'ecocardio, almeno per il ventricolo di sinistra, perché l'endocardio è responsabile del 75% della contrattilità, quindi finché non lo raggiungo il ventricolo si muoverà, almeno a livello di cinetica valutata visualmente, sicuramente per lo strain qualcosa abbiamo. Però il substrato dell'aritmia nonostante l'eco normale. Mi raccomando, facciamo la risonanza nei tempi giusti. E non facciamoci prendere dall'ansia di rivedere le cose velocemente perché dobbiamo avere un detraining per quanto possibile. È l'alterazione tessutale che ci ha aiutato a riconoscere se un paziente ha una quota reversibile di edema o di fibrosi. Tutti i punti che vorrei che magari potessimo discutere anche poi alla fase finale. Andiamo al secondo caso clinico. Ecco qua, qua siamo un ragazzo di 17 anni, un ragazzo africano che ha 3 allenamenti la settimana, ha voglia di investire nello sport in questo senso e non ha familiarità. Lui fa la prima visita, ok? Arriva asintomatico. Questo è il suo tracciato, mi scusa per la qualità, però direi che esce dagli occhi che è un tracciato che ha un suo significato sia in relazione al fatto che è un ragazzo che fa attività sportiva, ma anche alla sua etnia, quindi va valutato. In particolar modo, poi ne discuteremo con Viviana. Notiamo le onde T invertite, l'alterazione del punto J ci aiuta nel discriminare un aspetto tipo patologico rispetto a un fenomeno legato all'etnia del soggetto. Siamo anche qui, cerchiamo la nostra libretto della giovane marmotta, come ci comportiamo. Abbiamo un'indagine di primo livello che in qualche modo ci mostra delle alterazioni. Facciamo un ecocardio. L'ecocardiografista ci segnala che ha degli spessori ai limiti 12-13, ecco che ci stiamo addentrando in zona grigia, o delle dimensioni assolutamente normali. So che in epoca di 3D può far scaturire il fatto che abbia riportato il diametro 3D astolico, però è sempre un dato molto importante anche per valutare le nostre impressioni visiva rispetto ad un numero, quindi io lo consiglio sempre. L'ecografista ci dice che però trova negli aspetti dei muscoli papillari un qualcosa di non assolutamente normale, lo definisce come ipertrofico, non ci dà delle dimensioni, non ci dà altri limiti. Sezioni destre assolutamente nella norma. Ancora qui, quindi a questo punto diciamo di fare un test successivo. Io ho riportato questo documento pelliccia primo nome che Viviana ha già mostrato perché nella zona grigia dobbiamo anche contestualizzare, questo è molto importante, clinicamente le alterazioni, in questo caso anche dando un dato importante, il fatto che il ragazzo abbia un'etnia non caucasica, ci fa ricordare che ci possono essere delle variazioni. Però ricordiamoci che un'ipertrofia superiore a 13 mm non è la regola, ok? È trovato nel 18% dei soggetti maschi fino al 3% delle femmine. Quindi noi dobbiamo in qualche modo assolutamente cercare di andare a fondo a quei millimetri per capire se siamo in una variante legata al soggetto particolare o siamo all'ambito di una patologia. Quindi abbiamo fatto anche un ECG Holter, che vedete, intanto ci dice una cosa, queste T negative rimangono durante tutto l'esame e non sono soggette a modificazioni. Abbiamo dell'extrasistolia
che però blocco di branca sinistro, isolata, non ripetitiva. Il test ergometrico non ci dà niente di rilevante in termini aritmici, ci conferma che le alterazioni della ripolarizzazione rimangono presenti. A questo punto, noi, seguendo subito il nostro libro della giovane marmotta, decidiamo di fare un'altra indagine, a questo punto sempre la risonanza. Ecco che qui io vi pongo un attimo quello che è nell'ambito di questo documento che ho già citato. Quali sono le indicazioni all'esame e cosa mi devo aspettare da quell'esame? Io ho fatto un collage della tabella 1 che trovate nel documento, perché ho messo insieme l'elettrocardiogramma, vedete, e l'alterazione specifica del nostro caso e cosa ci suggerisce il nostro caso clinico, il nostro documento di consenso. Effettivamente la risonanza ha un senso fondamentalmente per cercare di dipanare le due situazioni. Miocardito, cardiomiopatia. Devo dire che in questo caso siamo in un contesto di cardiomiopatia sospetta. Ecco qui. Allora, credo che sia molto importante dare anche un senso alle immagini, anche di, diciamo, di impressione visiva, che questa, devo, per non scoraggiare i giovani ragazzi collegati, un po' viene nel tempo, quindi cerchiamo di non essere, di non autodeprimerci. Però anche visivamente, questo cuore presenta nelle immagini cinetiche fatte in tre o due camere, a cui abbiamo chiesto ai ragazzi di sottoporsi risonanza dopo un adeguato detraining, ci mostra qualcosa anche intuitivamente che non ci torna. Non ci pare una cosa enorme come ipertrofia, ma guardate come, seguendo linearmente il ventricolo nella parete anteriore e nella parete inferiore, quasi che se voi lo tagliaste in ogni punto, lo spessore vi sembra sempre lo stesso. Non c'è quell'assottigliamento che dovremmo avere normalmente dalla base all'apice. Guardate come poi nella sistole, è vero che i volumi vengono valutati in diastole, anche gli spessori, ma guardate come si oblitera molto a livello apicale. Ecco, io vi ho quadrettato in alto, in verde, non per connotati di altra natura, ma per dirvi, ho preso un paziente quasi normale, avete come la punta abbastanza sottile. Questo è il nostro paziente, vedete come, a parte una ipertrabecolatura di entrambe le cavità, verso l'apice voi riuscite a riconoscere uno spessore che si mantiene assolutamente invariato. Tanto più che se vi faccio vedere gli assi corti, scusate, eccoli qui, guardate come si vede molto bene che l'ipertrofia rimane a tutti i livelli. Guardate, e questo è un caso importante, come nell'asse corto ci sia a questo livello basale una specie di boh, buco, cripta, che magari non avevamo notato precedentemente. Attenzione, le immagini cinetiche vanno sempre guardate in modo ortogonale, quindi ce ne accorgiamo solo nell'asse corto? Benissimo, andiamo a ritornare indietro nelle immagini e vediamo che nella parete basale inferiore del ventricolo sinistro c'è una cripta che si vede un po' poco nell'asse lungo perché viene mascherato da questa protuberanza un pochino della parete inferiore, che però nell'asse corto si rende più manifesta. Guardate come le fette basali qui sembrano quasi scavare nel ventricolo pur normocontrattile. Quindi la nostra risonanza ci dà degli indizi, come diceva prima Viviana, soprattutto nelle zone grigie, tanti indizi fanno un colpevole. Quali indizi? Allora, la parete inferiore, la cripta, sappiamo che ha una prevalenza nella popolazione generale non ben chiara, ma sicuramente più elevata negli atleti quando sono in allenamento, qui non lo siamo, ma soprattutto nei pazienti che hanno delle forme iniziali di cardiomiopatia, soprattutto ipertrofica. E abbiamo un altro sottigliamento che non c'è in questo caso perché abbiamo un continuum dalla base fino all'apice. Ecco quindi questo mancato assottigliamento, questa disarmonia che viene meno. Ecco che quindi mi permetto di proporvi questo articolo che i colleghi di Londra, James Moon e Gabriella Capture, hanno proposto, in cui, sebbene non ricalchi proprio il nostro caso perché l'Athenanz sarà meno rappresentato, fa una bellissima digressione e discussione su queste forme di relative hypertrophic cardiomyopathy. Come diceva Diana prima, proprio le forme iniziali sono quelle che ci pongono maggiori problemi di diagnosi differenziale. Ecco che quindi, quando abbiamo un paziente con delle T negative, come in questo caso, e degli aspetti che magari non raggiungono i 15 mm, ma hanno degli indizi in mezzo, possono avere questo aspetto di relativa ipertrofia, in cui viene molto stressata questa mancanza di
assottigliamento dell'apparecchio dalla parte media apicale. Ed effettivamente, se andiamo a misurare gli spessori di questo ragazzo, a stento arriviamo ai 15 mm nella porzione basale. Vedete qui laterale. Ovviamente questa parte sottile non andiamo a considerare perché è quella della zona della cripta. Se andiamo a vedere poi l'aspetto del gadolinio, vedete questa zona di giunzione, noi abbiamo dato un particolare aspetto. Io sono la prima a dire che la giunzione inferosettale deve essere considerata una zona di poca specificità di malattia. Ma in questo caso io ve la pongo vicino all'immagine della cinetica perché facciate una sottrazione di immagine, anche se interiore, tra quella che è la cinetica e quella che è il delay. Guardate come questa palla, la pallina che Viviana prima ci citava, è un pochino più raccolta rispetto a quella della giunzione classica in cui è più sfioccata, proprio nella zona di ipertrofia della parete inferiore dove c'è anche il ventricolo destro, quindi un elemento aggiuntivo importante. Quindi, e questa è la mia ultima diapositiva prima della discussione finale, come ho usato la risonanza in questo contesto? Beh, ho cercato di utilizzarla come ricerca di substrato di fronte a un paziente con elettrocardiogramma alterato, che non è detto che fosse in realtà un rimodellamento relativo anche alla sua etnia, ma con eco dubbio per ipertrofica veicolato iperpapillare col 13. Ho voluto vedere meglio la sede media apicale per vedere questo spessore e cercare di interpretare quella gray zone di 13 mm che l'ecografista ci aveva indicato in questo soggetto. Quindi, ancora una volta, un utilizzo clinico della risonanza e non solo come fede incrollabile nell'immagine, ma creando una picture generalizzata. Spero di aver creato qualche argomento per la discussione. Bene, grazie, grazie Martina. Bellissimi casi. Prima di entrare nella discussione, volevo sottolineare effettivamente il fatto che entrambe abbiate sottolineato l'importanza di una lettura molto attenta dell'elettrocardiogramma, che ovviamente in uno sportivo è diverso da un'interpretazione di un elettrocardiogramma di un soggetto non sportivo. Ad esempio, il tuo primo caso. Martina, in fondo, al di là del dato anamnestico della gastroenterite, aveva delle T piatte minimamente difasiche in V5-V6. Forse in un soggetto che viene in ambulatorio per ipertensione non gli avremmo dato così tanto peso. Quindi, Esatto. visto che ci sono anche tanti giovani all'ascolto, sottolineo davvero questo aspetto di stare molto attenti negli atleti. Anche a piccole alterazioni elettrocardiografiche, non per fare sovradiagnosi o richiedere test in modo inappropriato, ma contestualizzare sempre bene queste cose in una raccolta precisa e dettagliata dell'anamnesi. Va bene. Al momento in chat non vedo domande, per cui Una c'è. se una c'è, non l'ho Sì. Non vista. so se perché lo vedo solo io, forse l'ha mandato solo a No, no, no. me. Lo vedete tutti? Sul Ok. caso 1, quota reversibile dopo miocardite, che Ah no, io terapia ne ho medica viene? un'altra. Allora, Ah. aspetta. Allora, io ne ho una che probabilmente l'hanno scritti non Ah, è attivi, vero, non comuni. è vero. Qua mi chiedono se consiglio di misurare i volumi ventricolari del ventricolo destro in asse corto o in piano asse trasversale. Allora, questa è una domanda molto corretta. Faccio un passo indietro per chi magari non fa risonanza. Con i software offline vengono appunto utilizzate le immagini cinetiche per ricostruire i volumi. E tipicamente usiamo le immagini in asse corto perché su quelle facciamo sia il ventricolo di sinistra che il ventricolo di destra. Il problema è che la geometria del ventricolo di destra è questa lunga semiluna crescentica e soprattutto sulle fette più basali dove l'escursione del ventricolo destro con la sistole diastole è notevole, crea alcuni problemi nel determinare che cosa, soprattutto nella fase sistolica, deve essere messo come atrio e cosa deve essere messo come ventricolo, generando a volte dei problemi e delle differenze magari di stroke volume che a quel punto non si sa se attribuire a problemi tipo shunt, valvulopatie o a delle differenze invece sistematiche. Allora è stato proposto da molti di utilizzare i piani assiali, quelli che vi ho fatto vedere dedicati alla parete libera del ventricolo destro, perché in quel caso, essendo perpendicolari a una
ha una sequenza per il ventricolo destro, non c'è la cosiddetta true motion, true plane motion, cioè l'escursione sul piano è molto inferiore. Oltretutto si vede la tricuspide sempre molto bene e quindi crea minori problemi nel disegnare le regioni di interesse per calcolare i volumi. Allora, e soprattutto è stato proposto da chi si occupa di congenito questo. Il problema è che è un pochino più farraginoso perché i piani assiali non vengono acquisiti sempre routinariamente. Voi tenete presente che la risonanza è uno strumento fantastico, ma tutto ha un costo, anche in termini temporali. Quindi più fate, più l'esame è lungo. Quindi non è che si fanno sempre tutte le sequenze a tutti i pazienti. È per questo che l'interpretazione, l'inquadramento deve essere fatto a priori. Poi uno è pronto nel caso di, diciamo, una cosa in attesa a modificare il protocollo, però bisogna un pochino inquadrare il paziente e stabilire qual è il protocollo. Quindi le assiali non vengono fatte sistematicamente, quindi tipicamente vengono fatti con gli assi corti. Non c'è ancora una chiara posizione sulle due cose. C'è chi però utilizza questo approccio di fare il ventricolo sinistro in asse corto e il ventricolo di destra nei piani assiali. Non so se voi abbiate altre esperienze, informazioni. Io continuo a farlo negli assi corti, onestamente, e utilizzo i piani ortogonali per aiutarmi a capire quando sono al di sopra e quando sono al di sotto dei piani valvolari. Esattamente anch'io così. Sì, stesso approccio, sì, assolutamente. Voi vedete altre domande che forse io non vedo perché magari le hanno fatte. Chiedono sul caso 1, quota irreversibile dopo miocardite. E che terapia consigliata? Allora, noi fino a 5 anni fa, credo, quando abbiamo letto i dati di risonanza, tutti quanti noi in letteratura abbiamo sempre imparato che la maggioranza delle miocarditi, alla risonanza ha una scomparsa del gadolinio nel 60% dei casi e più. In realtà, credo sia esperienza anche di Daniela e Viviana. Anche valutando meglio il mapping, in realtà ci accorgiamo che c'è questa percentuale di completa reversibilità e quindi di restituzione ad integrum in termini di mapping T1, T2 e delay e TIRM, cioè l'edema nelle sequenze classiche, si è un po' ristretta come quota. E quindi c'è una quota di reversibilità dovuta all'edema, per cui in fase acuta, quando avete tanto edema, diffidate del dare significato a quel gadolinio di completa irreversibilità, perché c'è una quota extracellulare che potrebbe tornare indietro. In realtà, diciamo che il mapping, come nel primo caso, abbiamo utilizzato una tecnica un pochino più sofisticata per vedere in generale il muscolo se avesse ancora una quota di reversibilità, anche se devo dire che già la prima impressione era quella del gadolino che eccedeva l'area dell'edema, quindi era in qualche modo per capire se ci fosse spazio in questo senso. La terapia medica non c'è una terapia specifica, ovvero si va a seguire il paziente clinicamente, se ci sono delle modificazioni in termini di aritmie e scompenso, si valuta se ci sono delle indicazioni alla biopsia endomiocardica che sono molto stringenti, su quella si decide, ma non c'è una terapia medica a specifica e a pioggia solo sulla base di una risonanza di questo tipo in assenza di sintomi. Sì, Martina, quello che dice corrisponde anche alla mia esperienza e devo dire che a me ogni tanto crea anche qualche problema, nel senso che non so se avete la stessa impressione, soprattutto nell'atleta dove, diciamo, refertare la presenza ancora, diciamo, di una fase attiva o comunque subacuta di miocardite può anche voler dire non tornare a giocare o comunque, insomma, devo dire che da quando abbiamo il mapping, mi è capitato più di una volta di trovare situazioni di chiara diagnosi di miocarditi acuta, quindi con STIR o TRT2 positive e mapping positivo insieme alle GI in acuto, ma poi al follow-up aveva la permanenza di un T2 mapping che in presenza di una clinica completamente spenta, no dolore toracico, no aritmie. Però permangono delle sfumate aree di incremento di segnale, ovviamente sempre fatto salvo che dobbiamo conoscere i nostri valori di riferimento per singolo laboratorio. Ecco, non so se capita anche a voi, questo devo dire che a me ogni tanto un paio di casi ha messo in difficoltà, cioè risonanze che avrei detto sì, sono esiti,
Guardo l'LGI, guardo le STIR, sono esiti stabilizzati con un T2 mapping, però che mi dava ancora qualche segnale, quantomeno borderline. Avete avuto Esatto. la stessa esperienza? Sì, e devo dire che poi c'è anche questa pressione che ci viene dai protocolli COCIS, e in questo Viviana è sicuramente l'espressione più alta di sonantologa e sportiva, che c'è quella frasetta del momento in cui c'è un ritorno, l'assenza di edema, uno può, allora può tornare a. Quindi c'è un aggrappo alla grammatica, per cui vanno a cercare nel pixel del T2 una speranza di poter. Quindi veramente sono delle situazioni che ci mettono a dura prova. La uscita, secondo me, non vorrei essere tacciata di faciloneria, è un approccio clinico al paziente, perché vedere, studiare il paziente, portarlo ad un test massimale, la ripetibilità e la riproducibilità dell'aritmia ha un senso, la coerenza di quel segnale con la morfologia dell'extrasistole, quindi qui chiamo in causa un'oltre a 12 derivazioni, sono i mezzi che ci aiutano un po' ad uscire. Una domanda ve la Se farei io, mentre mi sa che hanno scritto qualcosa mentre hanno scritto una la domanda leggevi. interessante, ma se vuoi concludere. Volevo Vai. solo chiedere una cosa, perché poi Martina l'ha introdotto nella presentazione così en passant, riservandoselo per la discussione, quindi adesso la domanda gliela faccio io, perché non so se gli altri l'hanno colto. Allora, questo ragazzo aveva una storia di gastroenterite, ma non ha avuto una presentazione, diciamo, clinica, nel senso di dolore toracico, un movimento enzimatico. Noi abbiamo questo dato di gastroenterite. Allora, la mia domanda è relativa a un topic che tu hai sollevato, cioè la parte di ITE e la parte di cardiomiopatie. È inquadrare questo ragazzo sicuramente come un esito o una fase attiva di miocardite, sicuramente di tipo infettivo correlabile alla gastroenterite di 3 mesi prima, o trigger di qualcos'altro? Come lo gestite? Ne fate altro? Come la pensi? Allora, ti dico, la tua domanda è assolutamente calzante. Devo dire che è un passo successivo rispetto al motivo per cui era venuto. Allora, di fatto lì il problema delle donne età sportiva di fronte ad una cicatrice non ischemica ci chiama a dire una cicatrice aritmogena o meno. La risposta non abbiamo una certezza. Possiamo cercare di capire dalla coerenza, dalla morfologia dell'eventuale extrasistole se è coerente con l'assedio di gadolinio. Detto questo, come hai detto tu giustamente, stiamo crescendo la nostra cultura, la risonanza ci ha aperto un mondo, ci sono molte cardiomiopatie che nella loro fase di presentazione possono transitare in una fase di acuzie, appusè, ormai non è più un mistero usare la parola hot phase della cardiomiopatia aritmogena, dove ormai questo basket della cardiomiopatia aritmogena sta abbracciando in modo tentacolare moltissime malattie. Io credo che sia importante, come giustamente dicevi tu, il momento dello scanner non è mai il paziente col camicetto in calzette e mutande, non è il contesto migliore per fare l'anamnesi, però avere l'attenzione di riferire il paziente ad un clinico con cui può parlare in un contesto anche senza lo stress dell'attività sportiva, di quello che ne consegue, di capire. Lei ha una familiarità per qualche cosa? Cioè, per noi anche solo la familiarità per delle cardiomiopatie ha un ruolo importantissimo, ha un ruolo importantissimo, più che la ricerca a braccio di eventuali alterazioni genetiche. Fatto un buon counseling, valutato il paziente, allora si può cercare una scelta nella genetica per cercare di confermare una diagnosi, ok, anche seguendola nel follow-up, non facendo una genetica a pioggia così. Credo che siamo in questo momento a doverci rispondere se quello è un evento acuto, finisce lì, o se invece è nell'ambito di una cardiopatia, come tu hai detto. Una risposta definitiva, credo che solo il follow-up e questo approccio, almeno quello che noi mettiamo in atto, ci possa essere. Grazie. C'è una domanda interessante che vi leggo. Abbiamo pochi minuti. È una domanda per la quale in cui ci troviamo di fronte un po' tutti i giorni nella pratica clinica della cardiologia dello sport. Esiste un cutoff di estensione di late enhancement, non in fase acuta in assenza di aritmie ventricolari documentate?
e ci permette di concedere comunque l'idoneità sportiva o questi atleti restano non idonei in quanto il danno strutturale permanente è stato documentato? Viviana, vuoi rispondere tu o provarci quantomeno? Considerato che il COCI è in fase di Esatto, riscrittura quest'anno. esatto. Allora, la domanda è veramente difficile, nel senso, però in realtà è posta bene perché introduce questo discorso dell'estensione, che un po' si riallaccia a quello di cui io parlavo nelle mie conclusioni, cioè del fatto dei cosiddetti finding silenti, cioè quando si trovano queste scar, nei pazienti che non hanno altro. Allora, il problema è, secondo me la prima risposta è non è tanto l'estensione quanto innanzitutto capire se noi riusciamo a dire qual è la cardiopatia strutturale sottostante. Nel senso che se noi capiamo tramite le tenanze, tramite le informazioni morfofunzionali che quel paziente ha, per esempio, una cardiomiopatia ritmogena, ci interessa, a quel punto non ci interessa l'estensione dell'enhancement, quella è una cardiomiopatia ritmogena, in quanto tale ad oggi sappiamo che è una delle sicure cardiomiopatie in cui l'attività sportiva non va concessa proprio perché è una patologia altamente aritmogena dove l'esercizio fisico promuove e la progressione di malattia e è trigger di aritmie, quindi entrambi i discorsi. Se invece siamo di fronte a un cuore strutturalmente normale, assenza di altri elementi e a un late enhancement, lì il discorso rimane più complicato e sicuramente l'estensione e la sede ci aiutano di più. Perché dico questo? Perché penso che nella pratica di ognuno di noi sia reperto non infrequente trovare questi piccoli filini di late enhancement in parete basale, inferiore, inferolaterale, anzi più tipicamente, molto sottili, che oggi ci creano ancora dei problemi differenziali perché non sappiamo ancora se quello rappresenti una cardiopatia strutturale o no, se altro non c'è. Quindi in realtà è una risposta abbastanza complessa. Sicuramente l'estensione oltre il segmento rappresenta un elemento importante. Dopodiché bisogna sempre vedere anche l'aritmia, perché quello è un altro aspetto fondamentale, perché la morfologia dell'aritmia, la sede, bisogna vedere appunto se è concorde o non concorde, anche se anche qua il fatto che sia non concorde abbia delle caratteristiche quali per esempio polimorfismo, ripetibilità, inducibilità, ci pone comunque un problema di sicurezza nel concedere l'idoneità sportiva, per cui la risposta è comunque no. Io E volevo non so se aggiungere sì, solo, vai, prego. condivido pienamente quello che dice Viviana, io volevo solo aggiungere due cose che sono lo spettro di quello che lei ha detto. Allora, uno, questi aspetti puntiformi in giro di gadolinio, li vediamo tutti, è fondamentale, secondo me, essere sicuri che non siano degli artefatti, perché ci vuole molta competenza per dare una risonanza veramente negativa rispetto ad una risonanza positiva a tutti, altrimenti si diventa una medicina difensiva che non è il nostro compito. Quindi cerchiamo di ottimizzare sempre i tempi di inversione, cerchiamo di avere la conferma da degli spot in sedi ortogonali, cerchiamo di rivedere le immagini velocemente prima di far uscire il paziente dallo scanner, in modo da fare magari delle proiezioni allineate ortogonalmente ad hoc per toglierci ogni dubbio. Dall'altro spettro, mi sento di dire, ma credo che Viviana confermerà, che aspetti di late enhancement tipo Ah, circonferenziale, beh, sì. ring pattern like, stanno sempre di più diventando un marker di malattia. Non ho dato la risposta al pratica a dire ok, allora il segmento numero 3 preso totalmente all'idoneità, invece quello circolare no, non lo so, non abbiamo dati, dobbiamo vederlo, però cerchiamo di non dare anche pallini che non sono, e quello del ring like pattern, ecco lì direi che E abbiamo già più a proposito di questo, il sostanza. Certo. mapping io lo trovo molto utile per gli artefatti, il mapping anche post contrasto, perché quello vi Sono dà d'accordo. diciamo, un dato in più sul capire se è vero oppure no, perché quello è un dato numerico, quindi toglie il problema qualitativo della dicotomia della presenza-assenza. Quindi noi lo usiamo spesso come usiamo anche farle in fase sistolica, in fase diastolica, oltre che come Ah. dice te sui piani coronali. Sì. Soprattutto su quelle epicardiche che sono particolarmente La ostiche. sistole la usiamo anche noi per Sì. provare a confermare la cosa. Va bene, e credo che dobbiamo chiudere. Provo a fare una domanda rapidissima che è stata fatta a Martina sul caso 1.
Non è stata Sì. consigliata terapia in quanto il paziente è asintomatico senza scompenso. Io credevo di aver capito, però scrive il collega che non si sentiva più come prima, la funzione sistolica era Appello ridotta, disfunziona. quindi chiedeva di chiarire un attimo Sì, questo certo, punto. cercavo di, ragione, purtroppo ragiono per compartimenti stagni nell'ambito della medicina dello sport. A quel punto il paziente esce dall'ambulatorio della medicina dello sport, me lo prendo nell'ambulatorio di cardiologia barra scompenso cardiomiopatie e lo seguo. Verifico davvero la persistenza di disfunzione ventricolare e comincio una terapia mirata a quella, cercando di capire se è un caso sporadico nella femmina o no. Assolutamente d'accordo, mi scuso di non aver capito perfettamente la domanda. Va bene, io credo che abbiamo esaurito il tempo. C'è un'altra domanda sull'attestato, purtroppo confermo che non abbiamo attestati di partecipazione. Niente, io ringrazio tutti coloro che sono connessi e ovviamente le due speaker che hanno presentato in maniera davvero estremamente interessante questo argomento che è molto molto complesso e probabilmente ripeteremo dei webinar su questo argomento perché è davvero molto spinoso nel campo sia della cardiologia dello sport che di chi fa risonanza. Grazie a tutti Ciao e Daniele. buon pomeriggio. Grazie. Grazie a tutti, ciao Viviana, grazie a tutti Ciao. ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Grazie.